Ciao, oggi andiamo a fare l'uovo in camicia. Gli ingredienti sono due uova, un po' di aceto, sale fino e acqua che è già sul fuoco a bollire. Allora, l'acqua sta per bollire, andiamo a mettere un po' di sale. Poi mettiamo l'aceto. Rompiamo un uovo in una ciotolina. L'acqua la abbassiamo anche un pochino perché deve sobbollire, non deve bollire troppo forte. Aspetti che l'acqua deve sobbollire. Grazie per avermelo detto. No, stavo facendo vedere che lo sapevo pure io. Andate a fare un piccolo vortice, così, e buttate l'uovo. Ora evitate di toccarlo perché tanto si staccherà lui dal fondo e lo fate cuocere un paio di minuti, così. Vi preparate vicino un piattino con della carta assorbente perché l'uovo va leggermente asciugato quando lo tiriamo fuori dall'acqua. E niente, ci vediamo quando adesso è cotto, vi farò vedere com'è. Tiriamo fuori l'uovo, lo toccate, ok, sembra cotto. E adesso lo andiamo ad appoggiare sulla nostra carta assorbente per fargli assorbire un po' d'acqua. Allora, l'uovo in camicia è pronto, adesso andiamo a vedere com'è e com'è venuto, e se è morbido dentro, e lo tagliamo. Che dire? Meglio di così, ve lo dovete mangiare crudo. Guardate che spettacolo che è venuto perfetto. Ci mettiamo giusto un pochino di sale anche su questo e io vado ad assaggiarlo. Qui ci vuole mezza pagnotta di pane, metto sul cucchiaio. È spettacolare. Ragazzi, questi anche a colazione la mattina sono meravigliosi. Davvero, davvero buoni. Questo qui non lo mangio, te lo lascio al poverino del mio regista che altrimenti muore di fame. E ciao. Ricordatevi di iscrivervi, di mettere mi piace, di condividere. E poi seguitemi anche sui social, Instagram e Facebook, trovate il link qui sotto. Qui sotto ci sono anche gli ingredienti e ciao!